Ragazzi, benvenuti a Madrid, ultima tappa o quasi del nostro viaggio, della nostra vuelta, e mi vedete in Plaza de Cibeles, ma non dovremmo essere qua. Ammetto che c'è stato purtroppo un cambiamento di programmi dovuto ai lavori per strada. Dovevo ovviamente iniziare tutto a Plaza del Sol, il chilometro zero, l'orso, il simbolo di Madrid, che però è in costruzione, quindi non può partire da lì, e quindi siamo qui con questo cielo bellissimo e questa inquadratura dal basso per farvi vedere questo video che parte da una Madrid serale con qualche immagine, ma soprattutto con una cena in un ristorante coreano incredibile che adesso vi farò vedere. Siamo usciti distrutti, infatti io sono a pezzi, ho bisogno di una citrosodina. L'abbiamo mangiato coreano, che era tanto che volevamo fare, in questa atmosfera coreanissima. E tra l'altro il me del passato vi dice una cosa: esperienza più che autentica, ragazzi, perché nei ristoranti ci sono solamente coreani. E già questa dovrebbe essere una regola che appunto dice che il posto era molto buono, ed era effettivamente molto buono, ma era veramente tantissima roba. Abbiamo speso 64 euro considerando che 14 erano solo di birra, 25 menù, ma siamo molto soddisfatti, abbiamo mangiato tutto quello che volevamo di coreano. Però per stasera vi facciamo vedere, ovviamente siamo in quella piazza qua, andremo anche alla porta di Alcalá, che è qua vicino, e poi una nanna presto. Nanna presto, ragazzi, perché domani inizieranno le visite finali di Madrid. Dico finali perché mancano due giorni solamente, più uno di una visita che vedrete. Godetevi un po' di Madrid serale con questi colori stupendi che veramente ci stanno già facendo brillare gli occhi di gioia. Ecco ragazzi, avete visto che bella la Puerta del Calà? Bene, erano immagini di Google, perché anche questa purtroppo ha i lavori in corso. Per ora, su tre cose che dovevamo vedere, due erano invisibili per via dei lavori in corso. Speriamo che almeno il Prado, le opere, domani, spoiler, si vedano, perché altrimenti scammone, eh! Ma ovviamente poco male, le cose belle le vedremo chiaramente nei prossimi due giorni qua a Madrid. Ma ora, visto che inizia a farsi tardino, ci andiamo a prendere una cocchina bella fresca che va giù, che è un piacere, e ci vediamo domani mattina. E so che siete curiosi anche dell'ultimo hotel, che si chiama Petit Palace Alcalá, ed è praticamente nel centro di Madrid. Vedete, una soap opera madrilegna, ma l'hotel è un po' particolare, un po' strano, con entrata con scale lunghissime così, ma è la stanza pura un po' strana, semplicemente perché per esempio c'è una colonna in mezzo. Vedete, ma che cazzo, non lo so. Però guardate qua, questo è il letto è un queen, quindi è ancora un po' piccolo, c'è una finestra ma non dà su niente. Guardate che carina però questa zona, con questa sorta di quadro luminoso, una serie di armadi che come sempre non useremo perché non teniamo mai niente dall'armadio, e questa è la stanza, ragazzi, questa è la stanza. E in ultimo, visto che siamo nell'ultima stanza, che ci è più interessante, il bagno con me, che mi vedete anche da dietro stavolta, ma giro così mi vedete da davanti. Eccomi, guardate qua, doppia cosa, il water senza bidet purtroppo, un lavandino minuscolo, e però una doccia molto interessante. A memoria, questo hotel non l'abbiamo neanche pagato pochissimo, ci siamo 4 notti, però il posto ci piace, soprattutto siamo veramente al centro di tutto. Faremo Madrid, ragazzi, tranne la gita che faremo a Toledo, tutta a piedi. Buongiornone Madrid, buongiorno, mi vedete davanti al Museo del Prado, che sarà la meta della nostra giornata, del primo vero giorno qua a Madrid, dopo una lauta colazione che come sempre vi lascio in qualche veloce immagine dietro. Il Museo del Prado non è da, diciamo, introdurre così tanto, perché lo sapete, è uno dei musei più importanti al mondo, ha un sacco di dipinti, ha per esempio Raffaello, a Goya, di cui abbiamo anche la statua qua così, ha il Caravaggio, tutti questi pittori importantissimi sia nell'arte italiana che con la fiamminga. Ma purtroppo non credo di riuscire a farvi vedere, perché nel Prado chiaramente non vogliono che riprendiamo, e quindi, a meno che di eccezione e di qualche ripresa che riesco a fare, non potete vedere nulla, ma vi lascio qualche opera importante. Cioè il Prado, per esempio, potete trovare questa, avete riconosciuta? Oppure questa. Questa era molto molto bella, o perché non citare anche questa.
Se non avete riconosciuto neanche un'opera di quelle che vi ho fatto vedere, siete come me, perché non sono un esperto di arte. Se invece l'avete riconosciuta, siete veramente bravi ed esperti di arte. A parte gli scherzi, lo sapete, non sono come sempre un grande esperto d'arte, ma ovviamente è bellissimo entrare in uno dei musei più importanti del mondo e vedere le opere che hanno cambiato la storia dell'arte mondiale. Quindi ci godiamo questo museo, non credo appunto di riuscire a far vedere qualche immagine, ma ve lo fate già vedere, quindi siete a posto. Direi che la dose di arte per oggi voi l'avete avuta e nel caso ci vediamo dopo l'uscita. 2 ore e mezza circa ci abbiamo messo a fare tutta la visita del Museo del Prado e prendendoci la comoda e senza l'audioguida. Come vi dicevo, al Museo di Picasso mi spiace un po' non capirci di storia dell'arte vera, perché sicuramente si notano più cose, ma tante cose ci hanno veramente stupito. E adesso vi metterò, solo per voi e ovviamente presa da Google, una serie delle opere che più mi sono piaciute, che mi sono segnato addirittura negli appunti. €15 il prezzo a testa, avevamo già prenotato con l'applicazione Tickets anche questo. Siamo venuti alle 10 di mattina, che era veramente vuoto, e vi consiglio ovviamente di venire anche voi la mattina abbastanza presto, così non c'è un botto di gente. Bellissimo comunque, e domani sera proveremo ad andare anche all'altro museo della Reina Sofia, dove c'è la Guernica. Ma ragazzi, quasi l'una, è ora di andare a mangiare. Ragazzi, mentre siamo qui da Di Diego a mangiare, ho 3 cose di cui lamentarmi della Spagna. La prima è pragmatica, mancano gli scoppini del bagno. Ed è, si è pensato, una cosa assurda, cioè non esistono scoppini nel bagno. La seconda è quella che dico sempre, cioè tutti i posti aprono tardissimo, ma non si può, secondo me, avere un ristorante aprire all'1 a pranzo. Cioè, va bene che mangi tardi, ma all'1, cioè assurdo, non, inconcepibile. E la terza cosa, raga, ti chiedono sempre da bere senza darti una carta prima per scegliere cosa c'è da bere, quindi ogni volta non è che sai cosa c'è da bere. Quindi ogni volta prendi la solita birretta. E non fraintendetemi, va benissimo, però mi sembra assurdo. Fine delle lamentele. Ragazzi, da quando ho scoperto l'insalata russa spagnola non posso più farne a meno, perché al tonno, un upgrade della già buonissima insalata russa è il tonno, raga. E poi ragazzi, ho fatto una cosa innominabile, ho preso questo, l'ossobuco alla milanese, perché era il loro primo piatto, volevo provarlo, con il riso alla milanese. Non si vede bene, ma il riso, ragazzi, è arancione. Vi dirò anche una cosa, non è male, ma non è la milanese. Cioè, è buono il sughetto. Assaggiamo la carne. La carne dell'ossobuco non è tenera. Non so neanche di che cosa, ma non è male. Ragazzi, dovevo farlo, scusatemi. Su, ho preso le polpette invece. Buone? Di cosa sanno? Di polpetta. Anche queste sono polpette, sono i gormani di vitello. Si chiama cucina di quartiere di bar. Non è male. Questo però è il quartiere di Milano, il quartiere centrale di Milano. Pensavo peggio, ma pensavo anche meglio. Ragazzi, dopo aver finito questo ossobuco, a cui do un onesto 5, che sembra poco, ma in realtà fidatevi, è tanto, c'è un buon voto fuori dalla mia. La cosa che mi chiedevo è: ma perché il riso era arancione? Cioè, sto pensando, cos'è che lo fa diventare arancione? Non c'è niente che io conosca che colori il riso di arancione. Pensavo fossero carote addirittura. Non trovo la risposta a questa domanda. E niente ragazzi, indignazione a parte per l'ossobuco. Abbiamo speso 41 euro, 41 euro e 50 in due. Che per il menù comunque dai, ci può stare. Alla fine era un antipasto, un pieno piatto, cioè un piatto portante a testa, e un dolce, e il caffè e 2 birre, quindi direi che ci può stare. Siamo ovviamente pieni e sarebbe proprio il momento per andare in un posto a ritirarsi un pochino. E infatti dovete sapere che al Giardino Botanico Reale di Madrid si può entrare o a 4 euro, oppure certi giorni anche gratis. Noi abbiamo trovato gratis. Come facciamo a saperlo? Bisogna vedere sul sito. È bellissimo perché ha all'incirca 5.000 piante vive e una serie di collezioni
libri, padiglioni, cioè, ma è per gli amanti della botanica il posto, direi, per eccellenza, ed è considerato chiaramente uno dei patrimoni di Madrid, ed è proprio a fianco del giardino del Buen Retiro, che poi si chiama Parco del Retiro, non Buen Retiro. Il giardino botanico è bellissimo, ci sono uccellini, stagni, potete riposarvi, i nomi delle piante sotto ogni pianta se volete proprio fermarvi su ognuna. Ma qua chiaramente c'è una cosa molto interessante da vedere, una delle attrazioni di Madrid che stiamo andando a vedere, e che è appunto il Palacio de Cristal. Palazzo di Cristallo, costruito nel 1887, costruito per l'esposizione delle Filippine e in stile vittoriano, e ha di fronte un bellissimo laghetto anche qua in cui riposare gli occhi e la mente. Si può entrare ovviamente, ragazzi, è bellissimo da dentro, ma è una serra, quindi soffrirete tantissimo il caldo, soprattutto se venite il 22 agosto. Se poi venite il 23 come siamo venuti noi, è ancora peggio. Sempre all'interno del parco c'è un padiglione secondario del Museo di Reina Sofia, gratuito, in questo caso con l'esposizione di San Miguel, che vi lascio vedere anche voi qualche immagine. Noi, forse, io personalmente non capisco assolutamente l'arte moderna, ma zero, non capisco, non... Hanno dei titoli stranissimi e dei quadri che non si capisce assolutamente nulla, però c'è l'aria condizionata, cosa positiva. È una delle ultime cose che vedremo, questo bellissimo lagone qua centrale al parco, quasi vicino al Palazzo di Cristallo, dove se volete prendere un'isolazione potete andare in barca alle 3 del pomeriggio di agosto. Però tutta la zona intorno c'è un po' di ombretto dove ci si può rilassare e riposare. Ma chiaramente non finisce qui il Parco del Buen Retiro, perché ci sono tantissime cose che non vi abbiamo fatto vedere, tipo c'è il roseto gigante, c'è una parte cinese che si chiama Ria Cina, c'è una fontana delle Galapagos, c'è veramente tantissime cose, tantissimi pezzi o spunti molto particolari e tematici. Noi li abbiamo visti tutti perché, ragazzi, è veramente veramente grande il Parco del Buen Retiro, ma chiaramente voi potete vederli. Magari non vi consiglio di farlo alle 3-4 del pomeriggio perché fa veramente veramente caldo, anche se, come vedete, noi ogni tanto ci sediamo. Vi lascio con questi ultimi due scorci prima che noi ci allontaniamo da questo posto calmo e tranquillo in mezzo a Madrid. Che la fine, raga, tutta la parte centrale di Madrid, non la Gran Via, ma la parte così più centrale, mi ricorda un po' Washington, o comunque queste città americane grandi, con i palazzi bianchi, molto molto belle. Ragazzi, stasera configurazione del cellulare per un bel giro sulla Gran Via e poi un ramenino che riscalda le membra. Il cellulare fa bei video, quindi sfruttiamolo. Male ovviamente con il centro, con la Puerta del Sol, perché veramente tutto in costruzione è il centro di Madrid, ma ragazzi, ma cantieri lunghissimi che praticamente rompono le strade, stanno togliendo tutto dal centro della strada, quindi possiamo solo, diciamo, passare ai lati dei palazzi e guardarli così come sono dal basso. Che poi non è che ci è andata male, ragazzi, anche perché dal centro di Madrid partono tutte queste viette piccoline e qui luci, odori, colori si mischiano, e in cui sono anche dei bei posti, tipo appunto il posto di rame in cui andremo stasera. Nel frattempo, ragazzi, come avete visto, è arrivato anche il ramenone, che è buonissimo, ma la unica cosa che vi farò davanti a voi, perché non voglio urlare nel locale, assaggiare, che buono,
Allora, io ho preso il tonkotsu ramen, che dovrebbe avere appunto la pancetta di maiale, poi ha fatto col brodo bianco, molto buono. Carlotta invece ha preso il Tokyo Style Ramen, che è un ramen più classico, con la carne di maiale e il brodo di salsa di soia e sempre di maiale, con l'uovo chiaramente fatto con i pesmi. È veramente bello da vedere e dal brodo buono da mangiare, direi che sarà una bellissima esperienza. Ragazzi, prezzo 56 euro, che non è ovviamente poco, ma i cocktail costavano 10 euro l'uno più o meno, quindi erano ricercati, ci sta, 3 euro di acqua sempre. Però qua, anche se il cielo inganna e sembra più chiaro, sono già quasi le 10 e sapete che noi non siamo mondani della vita notturna ed è momento di andare a dormire, perché anche domani Madrid ci offrirà tantissime belle attività. Oh, 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 oh